Da oggi Sabino Cassese è cittadino onorario di Avellino. La decisione è arrivata all'unanimità prima dalla Giunta, poi dal Consiglio Comunale. Nativo di Atripalda, meridionalista, già giudice della Corte Costituzionale e ministro nel governo Ciampi, Cassese ha presieduto negli ultimi anni il centro di ricerca Guido d'Orso. Ma come valuta lui la città che oggi lo accoglie cittadino onorario? Avellino è un luogo reattivo e attivo e io lo misuro fondamentalmente con gli studenti dei licei. Il problema è che poi non trovano degli sbocchi. La leva per lo sviluppo in Irpinia e nelle zone interne, dice Cassese, può arrivare dall'agricoltura. Le zone interne sono rimaste sempre un po' fuori dello sviluppo, dello stesso mezzogiorno insufficientemente sviluppato. L'agricoltura sta ridiventando una cosa importante e quindi io credo che sia un'occasione che l'Irpinia non debba perdere. Un discorso il suo improntato al meridionalismo, con una forte preoccupazione per le recenti spinte indipendentiste di Lombardia e Veneto. C'è una duplice importanza per me e anche per Avellino, insomma, in un certo senso è riconoscere che Avellino ha dato al paese più di quanto che ha ricevuto. Noi abbiamo una politica europea che si chiama di coesione. Secondo me quei due referendum, Lombardo e Veneto, sono una rottura del principio di coesione.